Salve donne, sono proprio io, Matteo Picarazzi, conosciuto come Dread, il muscoloso più magro del mondo, così mi conoscono. Prima di iniziare il video vorrei ringraziarvi perché senza di voi veramente non saprei minimamente con chi fare l'amore, non essendo io omosessuale. Ma a parte questo, oggi risponderò a delle domande che mi sono state fatte da donne, centinaia di migliaia di milioni di donne mi hanno contattato per essere presenti in questo video. Io ho scelto solo le 10-15 più belle di domande di donne per affrontare un po' le domande che il sesso femminile ha da sottopormi. Ovviamente questo è il seguito di quando io ho fatto il video rispondo alle domande scomode di me la godo. Lasciatemi un like se vi va o se non vi va, soprattutto se non vi va lasciate like e scrivetemi nei commenti una prossima categoria, anche non protetta, non come in questo caso, da affrontare. Bene, io ho con me un'arma, ci tengo anche a dire che questa sedia l'ho montata da solo, quindi donne, se vi serve un grande uomo che vi monti le sedie e non solo, potete contattarmi senza problemi su Instagram. Non perderei tempo e mi butterei sulle donne, sulle domande delle donne. Partiamo dalla prima, che ce la fa a me e le mie personalità multiple, Benedetta. Non parodi, non in cucina con Benedetta, non che sia benedetta dal Signore, ma si chiama proprio Benedetta lei, di nome. La mia domanda è: quale stereotipo o luogo comune sugli uomini ti dà più fastidio? Grazie Benedetta della domanda. Allora, fortunatamente io, non facendo parte di una categoria protetta come i panda, non ho molti stereotipi negativi in realtà nei confronti degli uomini bianchi, etero, europei, benestanti. La cosa che in realtà mi dà più fastidio è che la mia categoria, quindi il bianco, etero, europeo, benestante, dal membro enorme, abbia sempre qualcuno che gli dice che in realtà, essendo lui un privilegiato, non può effettivamente né parlare di niente né fare niente, perché non è mai vissuto un momento in cui ti hanno tenuto denigrato, schiavizzato o tutte queste cose positive. Quindi magari la parte che mi dà più fastidio è il fatto che magari posso esprimere un'opinione ma determinate persone non l'accettano perché non faccio parte di una categoria di persone che ha subito qualcosa. È una cosa specifica dei bianchi etero europei benestanti col membro enorme, perché siamo, secondo il mondo, i più fortunati del pianeta Terra. Non so se chiamarlo stereotipo o meno, però io lo chiamerei stereotipo, e se anche non è uno stereotipo, io lo chiamo stereotipo, quindi è uno stereotipo. Cioè, mi sento fortunato ad essere nato in Europa, bianco, etero e soprattutto col membro enorme, non che se io fossi nato diverso, non diverso. Possiamo passare alla prossima domanda? Me la fa Sara. Non parliamo ovviamente di Sara Scazzi né di mia sorella, parliamo di un'altra Sara. Si chiama proprio Sara lei. Non è neanche la protagonista della canzone di Antonello Venditti, è proprio un'altra Sara, che mi chiede: ciao Dread, volevo sapere, visto che immagino che le donne che ti seguono siano molto meno, in percentuale più o meno, noi quante siamo rispetto ai ragazzi? Allora, intanto, come ti permetti a dire una cosa del genere? Non è assolutamente vero, sono il 99% delle persone che mi seguono sono donne. Ovviamente perché sono un bianco etero europeo col membro enorme. No, seriamente, in realtà, allora, ovviamente facendo contenuti per maschi e non essendo un TikToker muscoloso molto bello biondo, la percentuale di donne che mi segue è più bassa degli uomini. Se dovessi fare una media di tutti i social, su YouTube sono un po' di meno le donne, su Instagram un po' di più. Quindi donne, se mi seguite su YouTube seguitemi su Instagram, se mi seguite su Instagram mandatemi dei nudes. Secondo le ultime stime dell'Istat, 80% maschi, 20% donne, stando larghi. Sono abbastanza sicuro che se diventassi un palestrano gigante alla Mariano Di Vaio, probabilmente le donne sarebbero veramente colpite dal contenuto tecnico elevato rispetto ad adesso, che è una merda. Principalmente per quello che le donne non mi seguono, per i contenuti. La terza domanda me la fa Giovanna. Non pensavo esistessero donne che si chiamassero Giovanna, ma mi fa piacere che ti chiami Giovanna. Allora, la mia domanda riguarda il gaming e vorrei sapere perché secondo te le ragazze fanno fatica ad arrivare a livelli alti fino al competitive. È sicuramente colpa dell'ambiente, non delle donne. Le donne non hanno mai la colpa. No, secondo me è semplicemente, il motivo è molto semplice, perché in percentuale so di meno. È lo stesso discorso che si fa sulle streamer donne, youtuber donne rispetto a youtuber maschi e donne. Poi secondo me è stupido fare una divisione, perché se uno fa un lavoro fai quel lavoro uguale a un maschio, nel senso, non è che se fai l'avvocato allora e sei donna allora ti devi sentire in competizione con uno. Purtroppo la società ci porta a pensare questo, ma secondo me è sbagliato. Però secondo me la colpa è che in percentuale so molto di meno, no? Cifra a caso, 1 milione di gamer maschi
c'è più possibilità che uno riesca ad arrivare al top rispetto a magari 1000 donne che giocano. Ovviamente la percentuale è molto minore, quindi secondo me non è vero che le donne fanno fatica. So solo di meno e fai più fatica a trovarle, però nel momento in cui le trovi te ne innamori follemente. Ma che dico? La prossima domanda ce la fa Natasha, che giuro non è un nome inventato, ma si chiama veramente Natasha, molto esotico come nome, bel nome. Chiamerò mia figlia Natasha, anzi no, Natasha Picarazzi, la bagascia che succhia i cazzi, cioè sarebbe terribile. Natasha, spero che non ti abbiano bullizzato sul nome come a me sul cognome. Allora, la mia domanda è: ti è mai capitato di non sentirti abbastanza per Michelle? No. Prossima domanda. Ce la fa Marina, che non fa parte ovviamente proprio della Marina Militare, ma Marina è il suo nome, che ci chiede: si parla sempre di discriminazione nei confronti delle donne, ma tu ti sei mai sentito discriminato in qualche modo pur essendo uomo? Sì, ogni volta che andavo in discoteca da ragazzo, non essendo alto 1,90 m, muscoloso e uomo, sentivo un po' di preferenza nel fare entrare le donne rispetto agli uomini. Ovviamente questo è una scelta presa dai padroni dei locali per il semplice motivo che se dentro ci stanno 35 fregne, entrano 350 maschi. Se dentro ci stanno 35 maschi, non entrano 350 free. In quell'ambiente lì sì, mi sono sentito sempre un po' discriminato perché ho sempre dovuto fare la fila. Poi fortunatamente ho superato questo ostacolo diventando conosciuto, perché se diventi conosciuto automaticamente sei più importante degli altri, per gli altri, non per te stesso, anche se io penso di essere più importante degli altri. Però sì, in discoteca mi sono sempre un po' sentito discriminato rispetto alla frigna, no? Però in altri casi in realtà no. D'altronde sono un maschio bianco, etero, europeo col membro enorme. La domanda successiva ce la fa Camilla, che non è assolutamente la tartaruga di Alvaruccio, ma è proprio lei che si chiama Camilla. Camilla ci tiene a chiedermi questo: cosa ne pensi del catcalling? Grazie, Camilla. Catcalling, l'ho scoperto poco tempo fa che cos'era. Che cos'è il catcalling? Il catcalling è quando ti passa vicino alla ragazza e fai a frigna, questo è il catcalling. Cosa ne penso? Allora, dal punto di vista di maschio etero, europeo, bianco, col membro enorme, non posso effettivamente capire al 100% cosa prova una ragazza quando gli dicono oh, avregna! Non lo posso capire. Immagino che possa dar fastidio fare questa cosa. Non so minimamente perché si chiami catcalling, forse perché i gatti li chiami con oh, avregna! Però io non ho mai chiamato un gatto così. È un po' medioevale, no? Come approccio, no? È un po' antico, un po' da barbaro. Certo, se passa una avregna, ovviamente con gli amici dici guarda quella, però penso succeda anche al contrario tra gruppi di persone, cioè se passa un fregno le donne dicono la stessa cosa, se passa una fregna i maschi dicono la stessa cosa. L'esternare questo sentimento forse è esagerato, però posso dirti che io subisco giornalmente, no giornalmente no perché adesso non posso uscire, quando si poteva uscire subivo catcalling, se così si può chiamare, perché quando io passavo la gente mi diceva oh, Adreddo, grande! Quindi mi sono sempre sentito un po' preso di mira da questa cosa, però non fatelo voi, cioè non cominciate a chiamarmi così e non lo fate con le donne, e donne non lo fate con gli uomini, perché qui si parla di parità dei sessi. Non dite a un maschio avregno, non glielo dite. La prossima domanda ce la fa Elisa, ovviamente non di Rivombrosa, ma si chiama Elisa lei, che ci chiede: ogni tanto vorresti avere più seguito da parte di noi femmine, appunto, oppure se ti accontenti del seguito che ti danno i ragazzi fin da quando hai il canale? Domanda interessante, per il semplice motivo che sì, mi piacerebbe avere più seguito femminile, ma vi spiego il motivo. È un motivo ovviamente su cui voglio lucrare, non perché mi dispiaccia che le donne non mi seguono, ma perché le donne sono molto più affiatate dei maschi. Voi fateci caso, perché i belli fanno successo? Maschi, parlo di maschi. Perché le donne, ragazzette, adolescenti, sono un po' più infervorate su internet, no? Nel seguire il proprio idolo, rispetto magari al maschio che si fa le canne, si droga e vuole solo vedere un altro drogato che fa le sue stesse cose, giocare a videogiochi. Dal punto di vista puramente monetario e puramente egoistico, sì, mi piacerebbe avere più donne per il semplice motivo che sono un sacco affiatate. Da un lato GG ai maschi, dall'altro lato le femmine sono più... Oddio! Domanda successiva me la fa Flaviana, che assolutamente non è il nome di una via di Roma, ma si chiama lei così. Ma perché molte donne non sanno ironizzare? Oh, domanda che cade a fagiolo dal cielo. Secondo me non è vero che molte donne non sanno ironizzare, è la stessa cosa che ho spiegato nel D&B, secondo me. Cioè che chi critica scrive sempre, chi non critica non scrive mai. Non è vero che le donne, molte donne non sanno ironizzare. Alcune donne non sanno ironizzare, questo è vero, ma come alcuni uomini non sanno ironizzare, come alcuni tifosi non sanno ironizzare, come alcuni cattolici non sanno ironizzare, come alcuni, posso dire, gay non sanno ironizzare. Tutte le categorie hanno qualche mina impazzita che
non sa ironizzare, no? Poi se la mina impazzita effettivamente esplode, lì si parla di terrorismo, ma vorrei evitare l'argomento perché mi colpisce profondamente. Quindi secondo me non è vero che non sanno ironizzare, non sanno ironizzare una parte di ogni categoria di persone che esiste al mondo. E io ti assicuro che se io faccio una battuta su gli ebrei, ci sarà qualche ebreo che se la pia male e diventa un fuoco. La prossima domanda me la fa Martina. Perché tryhardare, che di per sé vorrebbe dire semplicemente impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi, viene visto, almeno su internet, come una cosa così negativa che viene sempre presa in giro? Perché la gente è abituata a avere il massimo risultato con il minimo sforzo, quindi quando vede uno che si impegna più degli altri lo chiama tryharding, quando in realtà il tryharding è nato 6 mesi fa, perché prima si chiamava lavorare. Adesso purtroppo il lavoro su internet è molto cambiato rispetto a prima della pandemia, perché basta non far niente per guadagnare. Quindi nel momento in cui uno si impegna si chiama tryharding. Ma il tryharding non è assolutamente negativo. Se io mi impegno e rompo il culo a tutti perché nessun altro si impegna, non so stronzo io, sei stronzo te che vuoi il massimo risultato con il minimo sforzo. Tu ti impegni più degli altri, chi fa questa roba non impegnandosi gli erode il culo e dice: stai tryhardando, non vale, impegnati di meno. Siamo ormai arrivati quasi alla fine del video, la prossima domanda ce la fa Francesca. Secondo te il mondo dello streaming femminile nell'ultimo periodo sta prendendo un'impennata? Ciao. Ciao anche a te, cara Francesca. Sta prendendo un'impennata? Sì, ma come ho detto prima, secondo me è sbagliato dire mondo dello streaming femminile, mondo dello streaming maschile. Perché creare? Perché ci sono state delle lotte per anni di uguaglianza, se siamo arrivati su Twitch per ridividere di nuovo le categorie? Secondo me il mondo dello streaming ha avuto un'impennata. Poi le donne siano meno a streamare, questo non significa che se appena una esplode allora il mondo dello streaming femminile è esploso. Semplicemente è esploso una streamer. Quindi l'impennata è dello streaming in generale. Come ho detto prima, le donne su internet, che la gente voglia o non voglia, sono palesemente e numericamente di meno. Questo non significa che valgano di meno. Io a me sta sul cazzo quando sento o leggo la streamer donna più, la streamer donna meno, la streamer donna che. Secondo me è sbagliato, perché se facciamo lo stesso lavoro e ci battiamo per l'uguaglianza, e per me è stupido andare a dividere ancora di più due categorie che non sono neanche categorie. Che significa, mannaggia al cazzo, gli streamer generici? Non esiste la donna streamer più forte, esiste la donna streamer brava, esiste la streamer più brava di tutti. La domanda successiva ce la fa Suzana, che ci tengo a dire che non è la moglie di Zano, ma si chiama proprio così, penso non sia italiana. Noi per sicurezza la chiameremo Susanna, perché gli italiani ovviamente ci piacciono di più. La domanda che ti volevo fare è: qual è il ricordo più bello che hai con tua sorella? Oh, domanda introspettiva, cara Susanna, perdonami. Ricordo più bello, ne ho tanti belli. Se ti devo dire il più bello, faccio molta fatica perché ne ho molti. Ti posso dire magari un ricordo che mi è rimasto magari più impresso nella testa. Magari quello che mi è rimasto più impresso sono i vari viaggi che ho fatto insieme a mia sorella. A Venezia mi ricordo che mi ha fatto girare tutta Venezia in 4 ore a piedi. A San Francisco mi ha fatto fare decine e decine di chilometri a piedi in salita sulle colline di San Francisco per arrivare al Golden Gate Bridge, come cazzo si chiama, a piedi. E San Francisco non è piccola. Oppure sempre a San Francisco ci troviamo nel quartiere dei barboni, che si chiama Tenderloin, se non lo conoscete andatelo a cercare, pieno dei barboni. Oppure a New York sbagliamo fermata della metro, ci ritroviamo nel Bronx. Oppure a Baltimora andiamo a vedere la tomba di Edgar Allan Poe, per arrivarci attraversiamo il ghetto più pericoloso di Baltimora. Oppure andiamo una giornata a Washington, cioè capito? Tanta roba, sceglierne uno è impossibile. La prossima domanda me la fa una ragazza che si chiama Val-Eli, mo vai a capire se si chiama Valeria o Elisa. Noi per comodità la chiameremo Susanna. Ci capisci? Beato chi ve capisce. Sinceramente no, non capisco neanche me stesso. Capire il genere femminile è pressoché impossibile. Come cercare di capire la trigonometria? È impossibile, la puoi studiare, ma devi diventare un esperto di trigonometria per capirla. Non mi sento un esperto di donne. Non capirò mai al 100% il cervello di una donna. E anche le donne capiscono le donne. La prossima domanda me la fa Deborah. Qual è la cosa più strana o imbarazzante che ti sia successa con un fan?
direi che la cosa più strana che mi è successa con un fan uomo è che una delle prime volte che mi ha fermato qualcuno, ero al centro commerciale Roma Est, mi ha inseguito in un supermercato un fan che io pensavo fosse il ragazzino, il fan. Io quindi mi sono girato verso il ragazzino per dirgli ciao, lui non sapeva chi però io fossi, e in realtà la fan era la madre, probabilmente vogliosa di maschio etero europeo benestante col membro enorme. Io ero fidanzato però, quindi si è dovuto accontentare di una foto con me. Mentre una fan donna, una volta per sbaglio, ci mancherebbe altro, ho diciamo non volutamente, perché ero in una situazione in cui c'era molta gente, c'era questa ragazza che mi ha fatto così sulla spalla, io mi sono girato in questo modo e potete ben immaginare le mie mani dove sono finite. Poi che io mi sia girato in questo modo, sì, è molto strano, ma probabilmente avevo o una motivazione o dell'alcol nel sangue. Però facendo questo gesto ho diciamo sfiorato la molestia, ma non mi ha denunciato e mi va bene così. Bene, queste erano le domande delle donne che mi hanno fatto su Instagram. Grazie donne, siete fondamentali per il proseguimento della razza umana, anche perché i maschi non possono partorire. Spero che il video vi sia piaciuto, grazie a tutte le donne che mi hanno scritto. Se volete consigliare il mio canale a una donna è ben accetto, basta che poi non mi denuncia. Grazie a tutte, ciao.